Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Super Paper Mario. Nello scorso episodio abbiamo completato il primo mondo, sconfiggendo il povero Dracker, con la principessa Peach al suo fianco. Perché ce l'ho al mio fianco? Ancora una volta Mario partì all'avventura. Compito dei nostri eroi era quello di trovare Merluna. Sì, Merluna. Chi è Merluna? Vabbè, non importa. Perfetto. Livello 2-1. In viaggio verso Merluna. Lei invece questo modo ha uno stile un po' diverso. Ed è anche un pochino più carino. There we go. Oh, bello, eh? Bene. Il cuore puro si trova da qualche parte più avanti, ma potrebbe essere lontano. Oh, abbiamo appena cominciato. Andiamo, ovviamente. La Valle Crepuscolo. Che bei nomi, oh. Ok, prendiamo tutto. Allora, non ho 31 monete, ne ho 312. Non riesco a prendere tutto lo schermo. Oddio, posso svoltare in 3D pure in acqua, che figo. Ah, ho Peach nell'inventario direttamente, me l'ha sostituita nell'inventario, perfetto. Allora, Peach può planare, come abbiamo visto. Fare da parasole come scudo, figo. E mi sembra abbastanza pesantuccia, quindi... Torniamo a Mario, forse è meglio Mario. Per ora. Torna indietro, dice. Ah! Due cose dimensionali. Qua è meglio tenere Peach. Dovete sempre sapere dove è meglio cambiare personaggio, dove non è meglio, quindi... Io dovrò fare questa bella scampagnata qui. Comunque si va giù. Oh. Cose utili mi dicono. Tre piccioni con una fava. Ah, serviva per la chiave. Scusi. Grazie. Chiave del portone. Perfetto. Bene, apriamo. E anche un'altra persona si unisce al gruppo. Perfetto. Pillole amico. Mi è già morto un Mario. Perfetto. Allora ragazzi, votate sotto nei commenti. Volete un altro episodio su Fortnite? Ma lo trattiamo ad Halloween. Quindi Fortnite Mers. Se lo volete scrivete di sì nei commenti. Se no scrivete di no. È molto semplice la storia. Guarda, mi basta un attimo per decidere se farlo o meno. Quindi a voi la scelta, signore e signori. Gentili signore. Cordiali signore e signori. Miau. Miau. Combo! Oddio, sono sullo sfondo, che figo. No, le pillole amico mi seguono pure sullo sfondo. Sono morto. Guarda loro che astuti mi seguono. Che belli. Mi fanno quasi commuovere. Quasi commuovere, quasi. Oh, si è aperta una porta. Penso che il livello sia anche quasi finito, quindi manco a dire. Questo livello è parecchio corto, basta stare attenti. Bene, si torna dove siamo andati. Beh, volevo vedere se c'era tipo un segreto segretissimo, bellissimo. Perfetto.
mi sa che oggi si fa scorpacciata. Andiamo a ridurre tutti i nemici in delle belle frittelline. Magari poi me le faccio belle. Dai, let's go. Guardate la devastazione che provoca Mario. È inaudita, però vabbè. E mi sta per finire il coso e è finito. Peccato. No, non salviamo, perché vi ricordo che finché non finisce la mia registrazione, la mia rec, questi 20 minuti di rec, non salvo. Tutto più lento, anche la vita reale. Non è vero, in realtà sto parlando solo più lento. E sono caduto. Che lentezza di schifo. Dio mio, veramente. Mi fa paura essere così lenti. Immaginate di essere così lenti nella vita reale e stare facendo tutta una corsa. Ma meno male che almeno è finito il tempo. Il tempo del fiore lentezza, ovviamente. Fiore felicità. E adesso si piovono polpette. Piovono polpette. Io piovono polpette, che figo. Oh, lo sapevo c'era un segreto. Il mio intuito dice che... Esatto. Oh, un interruttore. Un interruttore piccolino stava nascosto. Aspetta. Zio. Anche se non puoi vederlo, dovresti poterlo attirare. Ah, che figo. Bene, altro tubone. Spero che mi porti a qualcosa di buono, perché altrimenti mi sa che... Oh. Ah. Ah, bello. Sboom! Oddio, un pixel! Oddio, un altro pixel! Che vibrazioni così buone da innescare i miei sensori. Ti piacciono le esplosioni? Sì, mi piacciono. Devo controllare se è un po' più da vicino. Sì, sono Mario. Ok, sboom. Ecco qua, sbam. Ti capita di non dormire pensando a Pokémon fa male che abbia un Natale? Sì. Intanto non ho scelta. Prima di un esame ti prendo la maniera di pulire la tua stanza. Ma non ho mai fatto un esame in vita mia. Quando ci stiamo in stupendo, tutte scuse. Senz'altro. Raga! Non esce bene a capirmi che stai facendo tutte sale. L'hai detto! Secondo te fare acquisti in Steam è un'esperienza magica e meravigliosa. Vero. Vero. Fare acquisti su Steam. Che cosa si fa per uscire? Mi capita spesso. Ed è vero, raga. Ti vedo di me quando si sveglia e si stanco con stare sveglio. Vero, sempre. Io dio di notte voglio stare sempre sveglio. Tutte queste mani stanno cominciando a scocciarti. Parole tue, non mie. Ci siamo. Sente vibrazioni buonissime, perfetto. Meriti il mio potere. Allora, in pratica, bombo. Siamo a bombo. Mi permette di far esplodere dei muri con queste crepe. Così, spam. It's dead. Svoltato in 3D e voilà la rivelazione. E un altro scrigno, cosa ci sarà? Una carta! Tutto sto schifo per una carta. You serious, bro? You serious, bro? Bene, si torna su, raga, non lo so. Comunque, raga, non porterò una serie su Fall Guys, perché devo avere il PlayStation Plus e io francamente non ho voglia di spendere soldi. Anche se mi dite nei commenti il solito spilorcio... Sentite, devo prendermi i V-Bucks. Ma non penso. Comunque, può far esplodere anche altre cose, tipo questi appunto blocchi belli. Questo qua è un labirinto. Dovete scegliere quella giusta. Quella che vi porta più su. In questo caso io le proverò tutte. Anzi no, mi ricordo che era tipo la penultima. Aspetta.
Ah no. È tipo la penultima questa qua? Se sì, ok. Ah, ok, perfetto, è quella giusta. Vai! Perfetto. Che figo. Che è successo? Deve essere successo qualcosa fuori. Ah, dirlo prima, zia. Ok, mi sa che a quanto pare tipo si è aperta una porta. No, aspetta, sono sicuro che... appunto, si è creata una porta. E anche di un bel colore. Bello giallina. La villa. Aspetta, ci voglio... Zio, ti levi perché devo fare la miniatura. Perfetto. Fatto la miniatura. E adesso completiamo il livello e avanti al prossimo. Fine il livello. Perfetto. Sì, sì, adesso siamo arrivati nella villa di Merluna. Livello 2-2. Trucchi, trappole e tradimenti. Pizze. La villa di Merluluna. Mamma mia, mi sembra più inquietante quella di Luigi's Mansion, ma... dettagli. Secondo me c'è una cosa nascosta. Appunto. Ma che serve che parli? Intanto il voto continua ad avanzare perché vi ricordo sto gioco io a tempo. Oh, ecco qua, un paro orologio che a quanto pare tipo addormenta i nemici. No, 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 non, è, no, non, non addormenta, li rallenta. Una carta, ovvero la carta Maledizio. Non l'abbiamo ancora incontrato, penso, sto nemico. Oh mio Dio, c'è un cane brutto. Si salta in testa perché sono una brava persona. Levati. C'è una sfera. Farò finta di non averla vista. Ci entra. Salve. Ciao, un grosso benvenuto. Questa è la villa di Merluna. Sono l'ancella di Lady Merluna. Mi chiamo Mimì. Ma puoi chiamarmi Mimina se vuoi. Sei qui per parlare con Lady Merluna, vero? Che meraviglia, Lady Merluna è al primo piano nella stanza più lontana. Dirigitala appena puoi, però ascolta. Non osare entrare in qualsiasi delle altre stanze o te ne pentirai. E buon divertimento. Sembra una ragazza tipo con... come si dice? Con un po' di carattere, possiamo dire. Raga, è una trappola. Me lo sento, raga, è una trappola. Siccome cado di giù ed è game over. Raga, meglio non farlo. Voi se volete provate, ma... secondo me è l'ultima qua. Ah, boh, sembra tutto normale. What? Oddio! Oh no! We're gonna die! Ah no no no, dobbiamo uscire immediatamente. Grazie. Aspetta, io ho l'impressione, ma tanta impressione, che secondo me sopra c'è qualcosa. Devo trovare il modo di salire su questa cosa che pian piano viene giù. Cioè, me lo sento, raga, è come se ci fosse qualcosa che mi chiami. Sì, forse no, ma... raga, ne sono sicura al 1000 per 1000. Allora, non fa uno se vi schiaccia, ma è praticamente game over istantaneo, quindi non morite. Mi ringrazierete dopo, Tranquilli, non voglio morire. Tiek. Ho detto tiek.
perfetto, e così abbiamo fregato la morte. Ora che ovviamente torna su. Sapete che in realtà Super Paper Mario non era programmato per essere un vero gioco. Era programmato per essere un DLC del Portale Millenario, ovvero il suo diretto prequel. Cosa strana, vero? Infatti, dopo una intervista a Miyamoto, il producer, ha detto che avrebbe inserito un DLC nel Portale Millenario che appunto includeva Super Paper Mario, con nuovi nemici e nuove boss fight. Ovviamente poi ha detto che quella cosa non si sarà molto difficile, perché avrebbe fatto solamente un DLC, ma poi ha deciso di fare un gioco completo. Lo so, sembra stupido quello che ho appena detto, ma è pura verità. Io però mi sto ancora scervellando su quello che devo fare qui. So che devo svoltare, ma... Ah, così. Certo, vabbè. Però uno con il mio ingegno non è che ci poteva arrivare, sapete com'è? C'è il quoziente intellettivo di un mandarino. Perfetto, siamo giù. Penso sia solamente una carta, vero? Ah no, la chiave di casa. Perfetto. Siamo messi male, oh. Che spilorcia, Merluna. Ok, sto livello è abbastanza intricato, ma il prossimo è molto bello. Uno dei miei preferiti, secondo me. Uno bellissimo. Lo adoro, secondo me. Lo adorerete. Cosa? Lady Merluna non è nella stanza per lottare al primo piano? Oh cielo, che gran pasticcio ho combinato. Lady Merluna deve essere nella stanza più vicina al primo piano. Prova lì. Ho l'impressione che ci stia prendendo per il sedere tipo 100 volte nella vita. Ma guarda, secondo me non era neanche lì. Lady Merluna non c'è. Comunque, come cosa dovete fare qua? Dovete qua prendere... serve una chiave. Dovete prendere la chiave di casa e fare questo. Si leva tutto. La bestia infelice ha puntato dito a lei senza badare a noi. Pensavo che avessimo un aspetto interessante. Credi che voglia dire qualcosa? Questa dimora è strana. Sono sicura che vi siano molti segreti. Guarda, non ne ho dubbi, Consilia. Bene. Perfetto, ora dovrebbe esserci la fine livello e fine episodio. Ci vediamo nel prossimo episodio, dove affronteremo il livello 2, 3, forse anche il 4, forse.